La giornata del 27 novembre 2024 ha segnato un momento di grande dolore per Alessandro Cecchi Paone. Il noto giornalista e divulgatore scientifico ha annunciato la scomparsa della madre, Paola Maria Marini, attraverso un post pubblicato sui social. La donna, nata l'8 luglio 1936, aveva 88 anni. La notizia, diffusa il giorno seguente, ha subito attirato l'attenzione di colleghi, amici e seguaci che hanno espresso il loro affetto e le loro condoglianze. Cecchi Paone ha scelto di condividere la triste notizia con i suoi follower su Instagram, accompagnando un'immagine della madre sorridente con un semplice messaggio: «Ciao mamma!». A corredo le date di nascita e di morte: Paola Maria Marini in Cecchi Paone, o 27 unce o 24. L'immagine, che ritrae la donna in un momento di serenità, ha toccato il cuore di molti, generando una grande ondata di solidarietà virtuale. Numerose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura hanno voluto esprimere la loro vicinanza al giornalista. Tra i commenti sotto il post spiccano quelli di Luigi Di Maio, Marco Mazzoli e Max dei Fichi d'India. Anche Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura, e Ursula Bennardo, conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne, hanno voluto lasciare un messaggio. Un gesto particolarmente significativo è arrivato dal marito di Cecchi Paone, Simone Antolini, che ha commentato con un cuore rosso, simbolo di affetto e vicinanza. La scomparsa di Paola Maria Marini rappresenta una perdita importante per Cecchi Paone e per la sua idea di famiglia, ma la vicinanza di parenti, amici e sostenitori sembra offrirgli un conforto essenziale in un